cominciamo alla grande un'altra bella puntata. Sono davvero speciali. Trattasi di una famigliola che hanno energia e solarità allo stato puro. Le stelle del liscio. Ciao Elisa, benvenuta, ciao Claudio, benvenuti, buonasera, accomodatevi. Buonasera a tutti. Grazie, buonasera. Che carini. Eccoci qua. Ma il tempo passa per voi o no? Il tempo passa, Giampiero. Io, Giampiero, mi sono fermato a 15 anni. Ah, si vede però. Si vede ancora. Sei giovane ancora, sì. C'hai un pischelletto pure. C'ho a casa, si aggiunge ai vostri due figli. Sì, sì, sì. Si aggiunge, sì. Sono io il bimbo capriccioso. C'ho due femmine più il maschio che lui. Ah, ecco. C'ho il maschietto, insomma. Perché lui ancora fa caos. Ah, sì. Io mi dovevo chiamare Caos, poi mia mamma ha cambiato e ha detto facciamo Claudio, che meglio. Beh, sono passati 20 anni, eh? È un po' ah, sono passati. Proprio quest'anno festeggiamo i nostri 20 anni delle Stelle del Liscio. Come parte questa idea? Cioè, moglie e marito che mettono su, oppure nasce nel momento, cioè eravate fidanzati, come parla? Parlo io? Parli tu, perché hai iniziato prima che dici. Tu. No, guarda, allora, è iniziato che io volevo mettere su un complessino, un'orchestrina di musica da ballo, così, e tramite degli amici sono arrivato ad Elisa, poi come cantante. Poi un bel giorno mi fa, senti, andiamo a fare una passeggiata al mare. Lei? Sì, lei. Mi porti a fare una passeggiata al mare? Ho detto, vabbè, andiamo a studiare qualche canzone al mare, penso che forse potrebbe essere la cosa più ottimale. Sì, perché no. Lui era molto timido. Ah. Sì. Quindi sì. E da lì insomma ci siamo fidanzati, poi siamo andati sempre avanti con questa passione della musica, abbiamo abbinato sempre l'amore con la musica e... Non litigate mai per l'orchestra? Guarda, no, sinceramente no, perché abbiamo poi alla fine le stesse idee. Giusto, giusto. Abbiamo le stesse idee, forse io un po' sono un po'... Lui è un po' più verace. Su alcune cose, allora io lo calmo un po'. Ah, ecco. Lei mi anche frena. Se sembro io quella più sbarazzina, più peperina, però lui anche il suo lei mi dice, Claudio, no, guarda, rifletti là, che forse... Vedi, serve nella coppia questo. Ma con due ragazzi, una è un po' più grande, una piccolina, come fate a gestire la famiglia? La famiglia, questa è grazie ai nonni, santi nonni che ci sono, che veramente ci hanno sempre tenuto le bambine e loro con piacere lo fanno perché logicamente sono loro nipoti e quindi è giusto che sia così. E quindi speriamo che questa cosa la tramandiamo anche alle bambine, insomma. È difficile, però speriamo che un giorno una delle due può intraprendere anche a livello amatoriale o anche nella musica classica, quello che vuole, l'importante è che comunque piaccia la musica. Da come sembra loro sono un po' più propensi a ballare, sono molto più ballerine. Ah, quindi le vediamo come ballerine. Come ballerine, però dai, sempre nella musica siamo. Certo. Sì. Come gestirle non è facile, Giampiero, perché io ricordo quando poi noi suoniamo l'estate, partiamo il giovedì, il mercoledì, fino alla domenica, noi non le vediamo proprio, solo per telefono, anzi, meno male che ci sono le tecnologie del telefono, che tu le riesci a vedere tramite telefono. Papà, ma dove sei? Noi siamo a Cerveteri. Papà, dove sei? Stasera a Terracina. Piange insomma, il cuore un po'. Ma quando torni? Ma ci vediamo domani? Ci vediamo. Casomai ora di pranzo andiamo, mangiamo con loro, poi ripartiamo per andare a suonare. Quindi alla fine il retroscena non è poi così tanto simpatico, però si fa, insomma. Ho visto che voi vivete in una specie di oasi naturale, nel senso che avete una specie di fattoria, non so quanti animali ci avete, i cavalli, quindi... Tutto a livello amatoriale, abbiamo i cavalli, gli asini, quelli sardi, quelli piccoletti, che dall'altro giorno è nata una piccolina.
Fantastico. Ognuno mette il nome, Veronica, mia nipote, mette il nome, Valerio mette il nome, insomma ancora non si decide che nome bisogna metterlo. E abbiamo le galline, le pecore, le capre. Diciamo la casa del mulino bianco. Lo zoo, diciamo. Abbiamo lo zoo, ma tutto a livello amatoriale, perché ci piacciono gli animali. Gli animali, sì. Noi il rapporto con l'animale ci piace moltissimo. Ma anche per insomma. Le bambine è una cosa importante, loro sì. sono molto attaccati anche a qualsiasi animale, il gattino, il cagnolino, a qualsiasi cosa anche poi che nasce, per loro è una... Oh, ti premetto che sono nati 11 cuccioli di cane adesso. Sì. Allora, chi vuole prendere dei cuccioli di cane adottare, può, sì. può no, parlare sì. con Elisa e Claudio. Sì, sì, noi ne abbiamo 11 sì. da adottare, sono appena nati però, sono un incrocio tra un pastore Guarda, maremmano e un pastore belga. Si fanno piccoli così. Piccoli, ah. no, quindi, sono quindi, insomma, quindi per caso vanno benissimo. Sì, no. Sono... Parliamo, torniamo un po' alla musica. Certo. Ma ce l'hai quello? Ma guarda che me lo sono portato appresso. Dai, fammi sentire uno. Prendilo al volo, prendilo al volo. Vediamo un po', vallo a prendere. Vediamo un po'. Ma eccolo, Giampiero. Questo si può mettere pure in tasca? No, in tasca. C'ho anche quello per la tasca, eh. C'è pure quello per la tasca. Sì, stasera... Senti, fammi un pezzettino al volo. La tarantella al volo. Di quelle... Aspetta, ci sono... Non so, quegli abruzzesi che fanno le feste di matrimonio, no? Non, tra chi ci sta guardando c'è qualche abruzzese che fanno quelle tarantelline, quelle cose per accompagnare la sposa. Fammi sentire una cosa del genere. Vai, vai. Ah, vedi? Senti roba, bravissimo. Però dopo un pezzo unico me lo fai sentire, ok? Adesso piacere, che piacere. Brani ci proponete in questo allora, appuntamento di passione musica? Vi faremo ascoltare dei nostri brani, perché noi ci fa piacere comunque scrivere musica e averla nostra e farla anche del pubblico. Quindi vi faremo ascoltare una bellissimo brano scritto da me. Io ogni tanto mi metto lì e butto qualcosa, poi non so quello che uscirà. Tra i figli, prima o poi butta a me dal balcone. Questo brano si intitola Io ti vorrei, che vi presenteremo, e niente, una passeggiata, è una canzone molto sentita, però si può ballare a passeggiata, un bel ritmo, una bella ritmata, quindi ci fa piacere che la potete ballare e ascoltare. E tu invece? Oh, io invece con il sax ho scritto una baciata. Promisia di amor. Promisia di amor. Tutto dedicato a Elisa. Per noi certo. è una promessa d'amor nella vita, nella musica, in tutto. In tutto. Allora ascoltiamo le stelle del liscio con questi qua. Due brani. Grazie di grazie essere venuti a Passione Musica. Grazie di cuore, grazie a te. Abbraccio. Ciao a tutti. Ciao. Dalle stelle del liscio Claudia e Elisa, questa sera vi vogliamo dedicare un po' di brani e io voglio però che da casa voi spostate tutti i tavolini, sedie, tutto e ballate, vai, noi immaginiamo, siamo a casa vostra e vi vogliamo vedere ballare e partiamo subito con la nostra passeggiata Io ti vorrei! Oh.
finalmente mi trovo col mio strumento tra le mani e ho una voglia pazza di farvi ascoltare un brano meraviglioso che ha portato al successo il grande Frank Sinatra. E io ve lo voglio proporre con la tromba. Si chiama My Way, la mia strada, ed è dedicato a tutti voi e a tutti noi che stiamo camminando insieme questa strada. È il momento di ospitare una scuola di ballo particolare, il cui simbolo è un animaletto simpatico. È il momento della Groda Dance! Salve, buonasera a tutti! Ciao, Mara! Buonasera! Ma, prego, accomodati su questo bel divanetto. Allora, tu sei una delle insegnanti più giovani. Quali sono stati i motivi per aver scelto i balli di gruppo? In realtà è nata per caso, ero con il mio capo orchestra in una sala della mia zona. Chi? Ero con il mio capo orchestra in una sala della nostra zona e il proprietario espresse questo desiderio e per caso iniziò l'avventura. Perché, scusa, tu sei insegnante di ballo, cosa c'entra con l'orchestra? Ballo con Giampiero Marino Band. Ah, forse lo conosco. Allora, perché Groda? Cosa significa Groda? Groda nasce dall'agenzia di mia sorella, vuol dire rana. Agenzia di cosa? Agenzia di viaggi. Ah, ok. I quali viaggi noi portiamo i nostri ospiti, i nostri amici. Groda vuol dire rana in svedese. Le rane portano fortuna e quindi ho mantenuto il nome. Dove hai iniziato a ballare? Quali sono stati i tuoi stimoli? Diciamo che mamma e papà mi portavano sempre nelle balere da quando ho 6 anni e quindi da lì, invece di uscire con i miei coetanei, ero la mascotte sempre del gruppo e l'avventura è continuata. Io so che hai una scuola fantastica, sia di uomini che di donne di una certa comunque età, più grandi di te, no? Come fai a gestire le persone più grandi di te? Diciamo che ho la fortuna di avere persone fantastiche, nonostante la mia premessa iniziale, nella prima lezione io dico che sono l'insegnante più giovane della mia zona. Dico che è vero che sono giovane, sono un po' la fia di tutti i miei allievi, però quando si fa lezione sono la loro insegnante, pertanto ci vuole rispetto in primis tra di loro e poi a me. Curate molto anche l'estetica e so che parecchi del gruppo si adoperano per questo, è vero? Assolutamente sì, la maggior parte dei nostri vestiti sono cuciti dalle mie allieve. Allora, vi vediamo in pista e partiamo fra poco con il primo ballo della Groda Dance. Buona serata!
pensosa buena que ahora es. Quiero tu desnudez, a mí si tú te envuelves, ¿cómo hacemos otra vez? Cuando se pone el baby doll, arrasa, una copa de vino y tumba la casa. No sé qué me pasa, pero cuando me abraza, con su fuego me traspasa. Y en el medio de la cama se entrega, siempre para adelante, sabe cómo se brega. Y se pega, se pega. Cuando hacemos el Ed è arrivato il momento di una bella tarantella dal nostro Claudio Allegro Mondo!
il momento di presentare un duo di amici fantastici, pionieri di situazioni piccole ma vincenti. Con molto affetto vi presento i due note, Gianluca e Daniele. Ciao Gianluca. Buonasera. Ciao. Prego, ciao. Accomodati. No, lì da quella parte. Ecco. Parte. Daniele. Ti saluto. Ci siamo un cazzottone di quelli. Ma di quelli forti però, quelli fatti bene. Accomodatevi. Eccoci allora. Qua. Oh, buonasera. Voi mi dovete spiegare perché per voi non passa il tempo. Siete sempre uguali, passano gli anni. Perché non invecchiate? Perché abbiamo fatto il patto col diavolo noi. No, ma è la musica, no? La musica tiene sempre un po' vivo l'anima, quindi come si dice, mens sana in corpore sano, no? Quindi noi facciamo tutte queste cose qua. Due giovanetti proprio. Sì. Qualche capello bianco uscito, questo purtroppo. Vabbè, ormai... ma voi siete stati quelli che hanno aperto il duo, no? Nel senso che nelle zone qui del Lazio siete stati quelli che hanno più navigato su questa cosa e hanno creato una nuova situazione. Da dove è nata questa idea? L'idea musicale è sempre stata ben condivisa, tra l'altro, tra noi due, perché abbiamo avuto, sin dai primi giorni, dalle prime conoscenze, da quando ci siamo conosciuti, l'idea di portare avanti un determinato tipo di musica. Che non ci siamo inventati poi chissà che cosa, era solamente un po' il rinnovo di vecchi stili, magari poi riportati ai tempi un po' più moderni. Quindi ci siamo molto divertiti, perché all'epoca veramente ci siamo veramente molto divertiti a riarrangiare, rimettere a posto, ma tenere cose. La cosa, siete partiti da, cioè, facciamo un duo perché si lavora come in matrimoni, si lavora, o perché avevamo proprio l'idea di partire in duo, visto che in quel momento andavano tante orchestre? Non ci avevamo un'idea. La cosa bella è stata proprio anche quella lì, no? È stata simpatica perché non avevamo un'idea. Noi ci siamo messi lì dopo esserci conosciuti a giocavamo. Poi ci siamo accorti che delle cose ci piacevano veramente tanto. E da lì poi ha dato il là a tutta la situazione e ci siamo trovati 24 anni dopo, 24 qua, anni. Stasera 25 qua, quasi. Con te. Quasi 25, nozze d'argento, ci siamo quasi. Siamo pronti. Quali sono, Gianluca, gli elementi del vostro successo? Perché, dai, diciamocelo che piacete. Io penso che sia un po' l'umiltà e il fatto che poi siamo molto permalosi, diciamo che siamo molto duri, puntigliosi sul repertorio. E poi... Cioè lo elaborate insieme il repertorio? Sì, sì, sì. Non c'è una mente solo del gruppo? No, entrambi. No. Portiamo il progetto insieme e valutiamo. E poi se il brano non piace lo bocciamo. Ma soprattutto viene valutato da noi, ma dalla gente che balla. Perché se non piace viene scartato subito. Cioè, nel senso, voi durante la serata provate un brano, sì, nuovo. Si con rischia, un certo si rischia tipo di pubblico. Sì. E vedete se funziona o meno. Sì, sì. Poi è sempre un esperimento, perché poi a volte magari il gusto personale non corrisponde completamente alla platea, quindi uno sì, a volte rischia, si prende un po' dei carichi, perché va anche fatto quello, no? Va anche un c'è po'... una ricerca quindi del, sì, brano, sì, sì. Ma voi avete dei punti di riferimento a livello di tempi, che ne so, un merengue di solito all'inizio si ballava molto più lento rispetto ad oggi, no? Adesso i merengue hanno una velocità assurda. È vero. Pensando a quello che era prima. Questo l'abbiamo deciso anche su tanti balli, non solo sul merengue, anche sul fatto di quando uscì il primo di Buron, il primo ballo, abbiamo detto ma perché che era non... quello che se ballava, esatto. Scusate, così. Esatto. Sì. Cioè io non sono capace a ballare però. Quindi ecco, come ha detto Daniele prima. Non si direbbe. Però. Hai visto? C'è un futuro. Che abbiamo fatto? Abbiamo mixato dei balli anni 60, sapendo che il ballo era uguale, e abbiamo aumentato un po' il tempo. Niente di che. Abbiamo un po' velocizzato tutto quanto, il repertorio diciamo è tutto stato un po', sì, riportato un po' più nella ritmica più veloce, più spinta, così. E ovviamente sempre la bella cassa in quattro, sì, famosissima. Per la cassa in quattro, che poi il tipo di musica si è avvicinata molto a quello della discoteca, come sonorità. Adesso la sonorità
è molto somigliante. Elettronica, sì. È veramente, c'è molta elettronica. E cosa ancora più bella, caro Giampiero, è proprio i mescolamenti. Quando in fase, non so, di missaggio, di creazione, mescolare tutto quello che è il moderno con invece con gli strumenti classici, che è la chitarra acustica, quella elettrica, la fisarmonica, mischiare delle sonorità che sono completamente naturali, naturali come strumenti, aggiungendoci invece proprio la parte moderna con tutti i synth, diciamo, i famosi synth. Gianluca, in questo periodo che siamo stati un po' fermi, ti abbiamo visto in casa con i tuoi familiari e ho visto che hai provato a far cantare mamma, papà e i figli, ma vuoi far entrare anche altri familiari nel mondo della musica? Sicuramente, anche perché diciamo che in famiglia io sono la pecora nera. In che senso? Nel senso che... È quello che canta peggio. Sono quello che canta peggio, è vero. Davvero? Sì. Sì, male. Perché diciamo che da parte di mia mamma sono quasi tutti musicisti ed erano, ed era io quello che diciamo che non doveva uscire, no? Perché giocavo a pallone e poi conoscendo dal pallone. Poi, sì, dal pallone ho conosciuto Daniele e sono andato a finire alla musica. E come è partita sta tua voglia di cantare? Cioè, dal pallone come passa uno al canto? Sono passato perché, vabbè, io andavo a scuola, facevo le gare di karaoke. E l'ho vinte tutte fortunatamente, però era un hobby, insomma, non era oggi come professione, diciamo. E poi ho conosciuto Daniele, mi ha dato la spinta giusta, mi ha insegnato un po' tante cose e ho detto perché non ci proviamo. E non litigate mai voi due? E? Vabbè, litigare no. Aspetta, no, fermi, qua no. No, litigate no. Però litigare no, dai, però discussioni serie sì, tante, ma sempre poi per lo stesso motivo. Vabbè, per trovare crescere, una, però, linea, una linea comune, no? Sì. No, ma litigio vero e proprio, inteso come litigio, no, ma quando mai? C'è stato scontri forti, sì, scontri forti, ma sempre per lo stesso motivo unico, che era quello della musica, o comunque meglio così che colà, esatto. E quindi non mi piace questo, ma mi piace quell'altro. Poi ovviamente ci sono i gusti personali e quelli vanno sempre tenuti in considerazione, sempre esclusivamente, perché non può prescindere da questa cosa qui, insomma, diciamo. È vero, è vero. Sempre siamo proprio marito e moglie, diciamo. Ah, no? Ecco, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, per ricordare. Esatto. C'è una bella moglie, però. Sì, carina. Sì, sì, carina. Ascolta, tu hai due bambine, no? Fantastiche, si sono avvicinate anche loro alla musica. No, nel senso, seguono molto tutta la situazione, la mia situazione, quella musicale. Lascio molta libertà su questa cosa, come tutte le cose, perché la musica, come tu ben sai, è una cosa che hai dentro, no? Quindi la coltivi, la porti avanti e quindi la forzatura o chiedere sì, magari, ma a livello da papà. Ti piacerebbe fare questo, ti piacerebbe fare quell'altro, ma mai imposta una cosa di queste, anche se potrebbero tranquillamente, perché vedo che una parte di passione c'è. Ovviamente hanno anche, forse sono in saturazione, nate nell'ambiente, quindi ce ne hanno troppo con lo studio a casa, quindi diciamo hanno sempre la musica sotto le orecchie. Però io penso una cosa, Daniele, che poi col passare degli anni questa cosa poi gli diventa come mi manca, questa cosa deve aver appreso da papà o da chi abbiamo in famiglia il carattere musicale. Sì, penso sia così, forse in futuro, se vorranno, ben venga, insomma. Non glielo consiglio, ma ben venga. A proposito di futuro, come lo vedete il futuro musicale? Allora, ovviamente facciamo un taglio sulla parte passata, perché assolutamente sì. Quest'annetto un po' particolare che c'è stato così. Io, più che altro è un auspicio, spero che tutto venga risolto bene, perché la voglia di fare c'è tanta. Stiamo qui apposta, no? Per ripartire. Esatto, quindi anzi, onore a chi poi ha preso iniziative di questo genere. Noi ben lieti, insomma, di poter stare qua. E spero veramente che uscendo da questa fase qui si ritorni sui palchi a fare un po' di rumore, a far trasmettere a loro la voglia di ballare, perché bisogna uscire da questa impasse, ci dobbiamo mettere la voglia proprio, perché noi siamo qui come musicisti e possiamo darvi tutta la musica che volete, però se non siete voi quelli che
devono usufruire di questa cosa, scendendo in pista, ballando. E adesso parliamo proprio di musica, li ascoltiamo con tanto, con tanto affetto, questo, l'affetto. Volentieri, grazie. E vi vogliamo ascoltare. Arrivano a Passione Musica i Due Note. Grazie Gianluca, grazie Daniele. Grazie, grazie Giampiero, grazie. Grazie. Saluto a tutti. Allora, è arrivato il momento più bello della serata, il momento dove c'è un profumo, una... voi l'avete preso il caffè a casa. E invece qui arriva Sandra. Grazie Sandra. Come va col ballo? Diciamo bene, sto ripassando i balli mezz'ora ogni sera sperando di riprendere al più presto. Queste sono come le preghierine la sera, è uguale, si fa il balletto e si tiene allenati. Io ti ringrazio per il caffè, lo prendo. Grazie. Grazie, grazie a voi. Sempre gentilissima, mi raccomando, qui al Samoa ci sono sempre gli arrosticini. Buonissimi, arrosticini, hamburger fatti a mano, cartocci di frittura, pizza buonissima, di tutto e di più. Ma quando si può venire a mangiarli? Tutte le sere. Tutte le sere. Il caffè era buonissimo. Devo ringraziare Mirko, che l'ha fatto Mirko il caffè. Il Mirko è il... Il fio di Katia. Il fio di Katia che è nel bar del Samoa e che prepara tutti i caffè alla grande. Grazie a voi e buona serata. Ti aspettiamo in pista, eh? Presto. Prestissimo. Appena riprendete io sono la prima in fila. Assolutamente sì. Grazie Sandra, grazie veramente di cuore. Ringraziamo anche il Samoa per tutto quello che ci offre. Allora amici, abbiamo scritto un altro pezzo che è una bellissima cumbia frizzante. La suonerà Daniele per voi. In collaborazione con gli Agrodolci vi presentiamo Neuma. Vai Daniele, vai Daniele. Thank you.
abbiamo degli artisti qui del Lazio veramente fantastici e stasera ho l'occasione di avere un amico veramente, Alessandro di Lenola. Alessandro che è un fisarmonicista eclettico, anche perché ha lavorato con la fisarmonica sulle navi da crociera, è stato nelle grandi orchestre da ballo come Borghesi e tante altre. Il piacere veramente di invitarlo qui a Passione Musica. Eccolo qui, Alessandro, vieni. Ciao, un pugno, ce lo diamo, ti lascio il microfono. Grazie. Allora, tutto bene? Tutto bene, sì. È un anche se abbiamo attraversato questo periodo un po' particolare, comunque, ecco, riprendiamo alla grande il nostro Dai. Lavoro di musicisti. Ce e lo auguriamo. Oggi ci fai sentire qualcosa di particolare? Sì, due brani per fisarmonica che ho scritto io, tutti e due danno il titolo ai due miei CD che ho fatto. Il primo è Spavalda, una polca, l'altro è Baradero, un merengue. Quindi ci ascoltiamo tutte e due. Dai, spero che magari da casa spostano i tavoli e iniziano a fare qualche ballo. Bravissimo, questa è la cosa più importante, che voi a casa comunque vi muovete, perché dobbiamo ripartire alla grande. Va allora bene. Ti ascoltiamo. Grazie. Grazie a te. Eccoli qui, i nostri amici Le Stelle del Liscio, Elisa e Claudio con un'altra bellissima canzone. Li vediamo in pedana. Ed andiamo con il prossimo brano, vi dedichiamo questa bella baciata dal nostro Claudio, Promisa de Amor. Thank you.
è il tuo colore, verde acceso, groda nel cuore, chiara da sola e popolo groda, non ti lasceremo mai, oh no, oh no. E quando qualcuno poi ti ferisce e a fianco a ribelle che non tradisce, in alto i cuori noi a ballare, e forza groda, le forza groda, forza groda, e non molliamo mai. C'è solo la groda, il ballo è la groda, c'è solo la groda, le maglie bagnate di sangue e di sudore, la groda è una fede, è soltanto forza e onore, in alto i cuori, noi in piazza a ballare, e forza groda, le forza groda, forza groda, non molliamo mai. Ed ecco in pedana di nuovo i due noti. Eccoci qua amici, finalmente riusciamo a stare un po' con voi da qui a casa direttamente, in rete soprattutto. Bene, Gianluca, è stato un periodo abbastanza difficile, abbastanza distanziato, allora abbiamo pensato bene di scrivere un pezzo dove invece bisogna abbracciarsi forte, forte. Il titolo del pezzo è Spaccami le ossa, perché non è un abbraccio qualunque, è proprio Spaccami le ossa, fatto bene, che noi regaliamo a voi tutti quanti da qui a lì. Gianluca, la nostra voce, pensaci tu. Dentro non è quello che sembra, prova e cercami, lo troverai. Si spacca il mare al vento, un brivido lo sento, cerca e trovami come vorrai. Sarai sempre un tormento, non parli ed io ti sento, stringi l'anima, la toccherai. Sfiorami pian piano, dai portami lontano, sul mio corpo sì, tu resterai. Tienimi più forte, al diavolo la sorte, che incatena l'anima e non apre mai le porte. Quello che si vive spesso non si dice, spaccami le ossa, un tuo abbraccio, la tua mossa. Thank you.
guardi e sembra ti vergogni, lascia perdere, puoi capire. Tienimi la mano per sempre ogni momento, pelle a pelle sì, ti sentirai. Tienimi più forte, al diavolo la sorte, che incatena l'anima e non apre mai le porte. Quello che si vive spesso non si dice, spaccami le ossa, un tuo abbraccio, la tua mossa. Sento che ci sei, come tu vorrai, voleremo in alto, senza lasciarci mai. Quello che si vive spesso non si dice, spaccami le ossa, un tuo abbraccio, la tua mossa. Spaccami le ossa, un tuo abbraccio, la tua mossa. Ed eccolo qua, l'angolo della fisarmonica, un altro bellissimo brano del maestro Alessandro Di Lenola. Alessandro, allora, la fisarmonica è sempre stata uno strumento di quelli che ha coinvolto tutte le famiglie. Vero. Ora si sta un po' perdendo la fisarmonica, ma noi dobbiamo insistere in questi strumenti perché suonare uno strumento del genere è veramente difficile. Però se uno si c'ha la voglia, la passione come la musica insieme, certo, sicuramente si riesce a fare tutto quello che si vuole. Ma sì, per dai, te è stato facile? Come no, è nata questa voglia di fisarmonica? Allora, guarda, questa voglia nasce da piccolo, veramente. Io avevo 6 anni, c'era mio padre che suonava una piccola Paolo Soprani rossa, 32 bassi. Paolo Soprani è un'altra fisarmonica. È un tipo di fisarmonica che adesso non costruiscono più, una fabbrica che non esiste più. E lui la suonava a orecchio. Io stavo sempre lì che gli tiravo i tasti, tiravo il mandice. Alla fine, poverino, si è stufato e mi ha portato a scuola di musica. E da lì sono partito e non ho più smesso. Insomma. È bellissimo, sì, questo aneddoto. Ok, ti ascoltiamo? Sì, questo è Varadero, dà il titolo al mio secondo CD, edizione musicale Musica Italia. Dell'amico Orrogato, in collaborazione con Antonio Cottini, e ascoltate questo bel merengue. Vai, merengue. We'll be right back.
vi aspettiamo alla prossima con tantissimi e fantastici nuovi ospiti. Ciao da Passione Musica.